Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, come state? Bentornati in un nuovo video. Scusate l'assenza della scorsa settimana e non vi ho nemmeno avvisato, ma ho avuto un problema tecnico, nel senso che ho avuto problemi con i video che avevo registrato, alcuni file li avevo persi, quindi era impossibile, registrare nuovamente quel video. E quindi, boh, diciamo che quel video è stato eliminato, proprio cestinato. Peccato perché mi ero divertito tanto a farlo. Magari lo riproporrò più avanti, non lo so ancora. E niente, appunto, mi sono fatto una settimana di ferie praticamente. Mi siete mancati tantissimo perché mi ha fatto strano non pubblicare niente la scorsa settimana. Ormai ero entrato nel mood di pubblicare in continuazione. E quindi ha fatto un po' strano, però vabbè. Non mi ero preso la vacanza natalizia, me la sono fatta a metà gennaio più o meno, quasi fine gennaio, anzi. Oggi un video particolare, soprattutto diciamo che è chiacchiericcio, perché vi voglio raccontare un po' di cose. Ma prima di iniziare, io vi voglio invitare a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti e a cliccare sulla campanellina che trovate qui in basso per essere sempre aggiornati su tutti i prossimi video. Piccola premessa, in uno degli ultimi video mi avevate visto con il cappellino e vi avevo detto che avevo dei capelli indecenti, stavo ancora scegliendo il colore da fare e quant'altro. Ebbene, sono ancora nella stessa situazione. Quindi, guardate, non ho più neanche un taglio perché sto valutando il colore, quindi ho detto prima di tagliare devo pensare bene al colore. Ma dato che sono ancora super indeciso, probabilmente rifarò il mio solito azzurro e boh, poi quando vedrò qualcosa che mi ispira, lo faremo. Anche se sto valutando l'idea di andare e ovviamente portarvi con me a fare un cambio look totale da Federico Fashion Style, però ovviamente sapete che con questo lockdown io sono in Piemonte e non posso andare in Lombardia perché lui ha un negozio anche a Milano. E quindi finché è tutto bloccato, per ora non ci posso andare. Ma diciamo che però mi piacerebbe sperimentare questa cosa e andare da lui, visto che è un parrucchiere tanto criticato e anche tanto osannato. Vedremo, non lo so, quando si potrà decideremo. Oggi, come ho detto, è un video molto chiacchiericcio. Avrete anche letto dal titolo del video che ho deciso di parlarvi un po' di me, perché questo 2021 credo che soprattutto per me stesso, perché lo devo a me stesso, sia, o almeno lo spero di riuscirci, sia un anno di rinascita, un anno di cambiamenti totali. Voglio cambiare totalmente il Gabriele che c'è in questi ultimi anni, perché personalmente non mi piace. Voi siete abituati a vedere un Gabriele sempre allegro, sempre sorridente, sempre a volte stupido, ma questo succede tutto davanti a una videocamera. Con questo non sto dicendo che io sia falso o quant'altro, assolutamente. Però diciamo che fuori dalla videocamera e lontano dai miei video c'è stato per questi anni un Gabriele molto triste, un Gabriele molto chiuso nel suo mondo, fatto come vi avevo già raccontato nei video precedenti, in un mondo di ansie, un mondo di paure, un mondo di ipocondria dove vedo tutto catastrofico e dopo quasi 4 anni ho capito che non è questo il modo in cui io voglio vivere, perché fondamentalmente chi sta vivendo quello che ho vissuto e sto vivendo io può benissimo capire che non è un bel vivere, anzi, è molto complicato. E quindi ho deciso che devo prendere del tempo per me stesso, non del tempo nel senso che sparisco da YouTube, questo assolutamente, ma devo prendere un po' di tempo per me stesso, per pensare a me stesso, per ritrovare me stesso e soprattutto ritrovare un Gabriele che fino a qualche anno fa si piaceva. Mentre ora mi sono lasciato proprio andare in tutto e questa cosa non va assolutamente bene. Voi direte, oddio, cosa hai in mente di fare? Ha intenzione di mollare YouTube? No. Ha intenzione di tornare single? No. Ha intenzione di ritornare il Gabriele che
Sì, forse voi non l'avete mai conosciuto, a meno che non mi seguite da tanti anni sui miei social, ma comunque non ero ancora su YouTube, quindi diciamo che sui social mi seguono più che altro i miei amici o magari conoscenti. Quindi magari voi che mi seguite su appunto il canale YouTube non conoscevate il vecchio Gabriele. Il vecchio Gabriele è sempre stato quello stupido, nel senso, mi ha detto in maniera carina. Aveva sempre voglia di ridere, aveva sempre la battuta pronta, aveva sempre voglia di fare, di uscire. Volevo sempre spaccare il mondo. Da quando ho iniziato con questi attacchi di panico, questa ipocondria assurda, boh, mi sono rinchiuso in un mio mondo dove involontariamente ci stavo bene, in cui mi sentivo al sicuro. Da solo anche con me stesso, perché nonostante io sia fidanzato, ci sono state tante giornate, tante settimane, tanti mesi in cui io mi isolavo dal mondo, entravo in un mio mondo dove ero solo io, dove stupidamente vedevo solo le cose brutte, negative. E boh, questa cosa mi ha fatto un po' tralasciare Gabriele. In questi anni, soprattutto gli ultimi 4 anni, da quando sono entrato in questo loop di ansia e quant'altro, ho preso anche tanti chili, cosa che a me non piace, perché quando mi guardo allo specchio io non mi piaccio. Non so se ve l'ho mai raccontato, ma vabbè, da adolescente ero abbastanza cicciottello, finché poi verso i 18 anni penso di aver toccato l'obesità, nel senso che ero arrivato a pesare 101 kg e buono, a una certa mi sono detto che volevo cambiare perché non mi piacevo, mi vergognavo, anche perché sappiamo tutti che passare l'adolescenza da persone cicciottelle, robuste, non è facile perché comunque è l'età forse più difficile dove ci sono tante prese in giro e quindi dopo tanto mandare giù, sentirmi sempre dire sei grasso, sei ciccione, fai schifo, sei obeso, quant'altro, io ho detto stop. E quindi avevo iniziato un percorso con un dietologo per una parte, poi l'altra parte l'avevo fatta da me. E avevo perso un sacco di chili perché avevo perso circa 40-42 kg. Ero entrato in un loop dove dimagrire era l'unico obiettivo, quindi ci sono stati anche periodi dove ero arrivato a 58 kg e quando vedo certe foto non mi piace perché così era troppo. Però boh, ero entrato in un loop in cui dovevo dimagrire per forza. Diciamo che poi mi ero assestato, ero intorno ai miei 60-62 kg e io stavo benissimo con me stesso. Mi piacevo, non mi vergognavo più di mettermi in costume per andare in piscina o al mare, cosa che prima avevo sempre fatto. Diciamo che poi, vabbè, un po' sarà stata la convivenza che sicuramente dicono che aiuti nel mangiare, nell'ingrassare e quant'altro, ma mi sono reso conto che comunque il mio corpo è cambiato da quando ho iniziato a star male, perché veramente è brutto da dire questa cosa, ma non mi interessava più niente di quello che ero, mi interessava solo, sembra un gioco di parole, ma mi interessava solo pensare alla mia ansia, alle mie paure, al fatto che qualunque dolore dovessi sentire poteva essere un male gravissimo. E quindi mi sono proprio lasciato andare. Ovviamente, come vi avevo già raccontato in un video di, penso, un annetto fa, in cui parlavo appunto di queste cose, ho iniziato un percorso psicologico e ovviamente, oltre al percorso psicologico, ho anche aggiunto dei farmaci che mi potessero fare star meglio, quindi prendevo delle gocce per quando avevo l'ansia,
che comunque le prendevo, inizialmente le prendevo 2-3 volte al giorno perché servivano ad abbassarmi l'ansia e comunque mantenermi su un livello tranquillo. Poi vabbè, col tempo sono state diminuite e quant'altro. E poi prendevo anche delle altre gocce che aumentavano e aumentano, non che aumentavano, aumentano la serotonina, che magari tanti non sanno che cosa sia, e proprio in parole più spicce aumenta la felicità. Sì, fa parte dei farmaci antidepressivi. Non me ne vergogno di questa cosa perché purtroppo in questo loop ci si può cascare tranquillamente in ogni momento, a qualsiasi età. E niente, anche quello hanno contribuito sicuramente al mio aumento di peso, perché anche parlando con la mia psicologa me l'ha detto che comunque anche quelli aiutano nell'aumento del peso. Ovviamente non è solo colpa delle gocce, no, comunque anch'io le mie colpe perché mangio schifezze e quant'altro. Ma per questo 2021, dato che abbiamo passato un anno veramente terribile, perché il 2020 è stato terribile, non ne siamo ancora usciti perché con questa pandemia ci siamo dentro ancora di brutto, però boh, io mi sento fiducioso. Non so perché io questo 2021 lo vedo un anno di rinascita, un po' per tutti. E quindi, incrociando le dita che sia veramente così, ho deciso che è anche l'anno per riprendere veramente in mano la mia vita, ricostruirmi, tornare il Gabriele di prima che a me piaceva tanto. Quindi per quest'anno io mi sono dato due grandi obiettivi. Allora, il primo è eliminare totalmente i farmaci che prendevo per la mia ansia. Quindi prima prendevo le gocce appunto per l'ansia. Ovviamente premetto una piccola cosa, non è una scelta che dal nulla ho deciso io, eh. Cioè, ho parlato con la mia psicologa dei miei obiettivi per questo 2021 e insieme abbiamo capito qual era il programma migliore da fare per poter, tra virgolette, esaudire questi miei desideri. In pratica, allora, le gocce che usavo per l'ansia sono già state eliminate totalmente da circa un mese e mezzo, /2. E vabbè, questa cosa mi fa felice perché anche se per tanti può essere una cavolata, vi assicuro che io prima non potevo vivere senza quelle gocce perché altrimenti partiva un attacco di panico al volo. E quindi già quelle sono state eliminate, mentre le altre gocce, quindi gli antidepressivi, ho avuto l'ok della mia psicologa, visto che sto bene, perché veramente io, sì, nel senso, la mia ipocondria non l'ho ancora superata, perché fidatevi che non l'ho ancora superata. Però, tralasciando un attimo quello, tutto il resto, tutto ciò che mi angosciava, anche il solo uscire di casa mi metteva paura e quant'altro, ce l'abbiamo. Io forse sto correndo a dire questa frase, ma penso che ce l'abbiamo fatta. Dico ce l'abbiamo, uso che voglio, vabbè, in primis mettere me stesso perché ho fatto un lavoro veramente duro e ho fatto tanta fatica. Al secondo posto metto la mia psicologa, Valeria, perché ha fatto anche lei con tanta pazienza, perché credetemi che sopportare me e fare un percorso psicologico con me, io glielo dico sempre, penso che sia una cosa durissima, ma è stata molto caparbia, è stata molto tosta e mi ha aiutato tantissimo. E al terzo posto metto, ma non per importanza, ma vabbè, adesso ve li sto dicendo così, metto Diego, la mia famiglia e tutte le persone che mi sono sempre state accanto, capendomi e cercando di aiutarmi ad uscirne e a farmi capire che quello che vivevo in quel momento non era la realtà, ma era una realtà costruita nella mia testa e basta. E quindi, appunto, sto abbandonando totalmente anche quelle gocce. Ovviamente quelle non le posso togliere da un giorno all'altro, quindi come per quando ho iniziato, non iniziate gradualmente, sempre gradualmente devo scendere fino ad interromperle.
Ad oggi che sto registrando il video, sto prendendo da 10 gocce al giorno che prendevo, ne sto prendendo 2. Quindi fondamentalmente al mio corpo non fanno quasi più niente perché il mio corpo non le sente nemmeno quelle 2 gocce. Però, nel senso, sono quasi alla fine di questo percorso. E il giorno che voi vedrete questo video, quindi il venerdì, io sarò all'ultimo giorno, anzi, voi vedete questo video alle 14, io a mezzogiorno, perché di solito a mezzogiorno è l'orario che prendo quelle gocce, è stato l'ultimissimo giorno che ho preso le gocce e quindi sono felice, mi sono liberato di questa cosa e siamo praticamente a fine gennaio e ho già fatto il mio primo obiettivo dell'anno, cioè non ci credo, sono stato rapidissimo. Ovviamente, vabbè, è stato tutto un aiuto anche psicologico, ma sono anche contento perché ho iniziato questa cosa talmente, voglioso di mettere una parola fine a tutto questo e di riuscire a finire un obiettivo che anche la mia testa non è che è partita nel mondo sbagliato, ma è rimasta in questo mondo dove sì, ci sono le difficoltà, ci sono i pensieri, ci sono i periodi tristi. Sapete che ne ho passato uno terribile di cui ancora ne devo uscire, però capisco anche che ci sono anche le cose belle, non solo le cose brutte. E quindi già questo primo obiettivo sono strafelice. Secondo obiettivo di questo 2021, mamma mia, sto parlando tantissimo, ragazzi. Per fortuna che devo dirvi solo 2 obiettivi, perché ad oggi mi sono dato 2 obiettivi che comunque erano entrambi duri, di cui uno a quanto pare ce l'abbiamo già fatta e non mi sembra vero che siamo solo a fine gennaio, già ho fatto il primo obiettivo. Scusate, nel frattempo c'è Mia che si intromette. Ora parliamo del secondo obiettivo. Anche questo sarà, penso, veramente dura. Ve ne ho già accennato durante questa lunga chiacchierata. Appunto, in questi 4 anni io ho avuto un cambiamento del corpo radicale. Non vi dico quanti chili ho messo perché non ci penso proprio. Voi dovete sapere che nessuno, a parte me ovviamente, sa il mio peso. Ma proprio perché non mi piace, mi imbarazza, mi vergogno e quindi non lo dirò mai a nessuno, almeno che non raggiungerò l'obiettivo che mi sono dato. E allora lì dirò il mio peso, prometto. E appunto, come si è capito, voglio cambiare totalmente, nel senso che voglio tornare in forma, voglio perdere la gran parte dei chili che ho messo. E spero di farcela perché credetemi, mamma mia, penso che la dieta sia una cosa dururissima per tutti, soprattutto quando si è in carne, quindi si è abituati a mangiare tanto, quindi mettersi a dieta penso sia dura. Allora, ho deciso di momentaneamente di non affidarmi a un dietologo, non perché non mi fido, anzi, la prima dieta l'ho fatta con un dietologo. Ma perché, boh, non lo so, ho deciso di fare da me, ma dato che non avevo l'ispirazione giusta per iniziare, perché poi è veramente l'inizio, la parte dura, i primi 15 giorni, 20 giorni, dopo diciamo che ci si abitua al nuovo modo di mangiare e quant'altro, quindi diventa sicuramente meno difficile, però dato che non ero psicologicamente pronto per cominciare così dal nulla, ho deciso di darmi un aiuto. Un aiuto di cui premetto, e qua alzo la voce, non è una collaborazione ciò che vi faccio vedere. Tutto ciò che ho qui, che ho comprato, l'ho pagato con i miei soldi. Non sto facendo una sponsorizzazione, ripeto. Vi farò vedere quello che ho preso, ma non vi metterò neanche i link dei vari prodotti, appunto perché non devo farlo. Ovviamente qui faremo pure un test e vedremo se funzionano questi prodotti oppure no. Allora, aspettate che prendo lo scatolone perché è abbastanza grande e vi faccio vedere cosa ho preso. Ok, ho qui con me lo scatolone e guardate qua quanta roba c'è. Qui voi non capirete assolutamente nulla, sto ribaltando anche tutto molto bene, che io avevo sistemato tutto con perfezione, più o meno. Sapete che io sono molto preciso su queste cose.
Allora, vi faccio vedere più da vicino, vedete come sono anche tutti i bigliettini con i vari gusti. Praticamente ho preso dei prodotti che vanno a sostituire i pasti. Ho preso un mese di trattamento, ripeto, l'ho pagato perché non mi è stato regalato assolutamente niente. Da questa cosa che sto dicendo non ci guadagnerò assolutamente niente neanche in futuro. E quindi anche per questo sarà una recensione totalmente vera, perché magari io l'ho già detto, quando faccio collaborazioni, se una cosa mi piace, dico che mi piace, se una cosa mi fa schifo, io dico che mi fa schifo. Se l'azienda decide di farmi dire la verità, accetto le collaborazioni. Se l'azienda mi paga dicendomi devi per forza dire che un prodotto è valido quando io non lo reputo tale, rinuncio alla collaborazione perché non mi piace prendere in giro le persone. Quindi, dato che comunque le male lingue ci sono e tanti non credono comunque se io dico un prodotto che mi piace, magari dicono, vabbè, ti ha pagato l'azienda, ti ha mandato i prodotti gratis l'azienda, quindi lo dici. Qui no, non potete dire ciò. Ho preso questi prodotti, li ho trovati in offerta, quindi è anche quello che mi ha spinto a comprarli, eh. Non so se c'è ancora sta offerta, ma io tipo 60 frullati che equivalgono a un mese di trattamento li ho pagati tipo 54 euro, una cosa del genere. E quindi mi sono convinto a comprarli. E niente, vabbè, ve ne faccio vedere uno a caso, eh. Sono ste buste della marca Exante. E qui poi vi devo chiedere una cosa. E sono degli shake. Io ho preso tutti i gusti dolci perché con i dolci quasi sempre vado sul sicuro. Con il salato non lo so perché c'erano anche tipo le pizze così, ma dalla foto non mi ispiravano assolutamente nulla. Anzi, penso che mi avrebbero fatto passare anche la fame. Sì che in teoria è un bene, però no, non mi ispiravano. E quindi per questo primissimo ordine ho deciso di prendere solo prodotti dolci. Sono tutti shake e praticamente io andrò a sostituire la colazione, che faccio un beverone di questo. Poi la dieta appunto Exante dice di fare uno spuntino a metà mattina, che vabbè, nel sito poi ti dicono i prodotti che si possono o non si possono mangiare. Poi posso fare no, posso, devo fare il pasto, che posso decidere se tenerlo libero, e se lo tengo libero non c'ho più libero la cena. Comunque adesso non so se mi state capendo, se mi sto facendo capire. Praticamente il pasto libero è uno, o il pranzo o la cena. E io penso che tengo libero il pranzo perché boh, il pranzo preferisco. E quindi mangerò quello che voglio, tra virgolette, nel senso tra i cibi elencati nell'elenco che dicono. Devo fare la merenda e poi la cena faccio un altro beverone di questi. Non lo so come andrà, ragazzi. Io ho un mese di trattamento. Anzi, se qualcuno sta usando questi prodotti, ripeto gli Exante, e non è per fare pubblicità, ma perché ho paura, sono sincero, mi faccia sapere, uno, se fanno qualcosa veramente, due, se non ci si muore di questi beveroni, perché ho anche quella paura, sapete quanto io sia catastrofico, e quindi, bon, fatemi sapere se li usate, voglio il vostro... un vostro consiglio. Io inizierò praticamente lunedì 1 febbraio, perché anche se mi sono arrivati ho deciso di iniziare il 1 di febbraio, che così ho eliminato anche tutte le mie gocce, e perché non volevo mescolare le mie gocce con questi. Volevo finire prima una cosa e iniziare l'altra, visto che è stato molto spiccio eliminare le gocce. Il 1 febbraio inizio la dieta. E ragazzi, vedremo insieme l'evoluzione. So che in un mese sicuramente non succederanno miracoli, però io spero che in un mese qualche chilo lo perdo, se veramente funzionano. E se in questo mese perderò almeno qualche chilo, ovviamente li ricomprerò. Se non perdo niente o se perdo un chilo solo, cioè, ciaone, non li compro assolutamente più. E boh, vedremo l'evolversi perché ovviamente vi terrò super aggiornati. Vi dico solo i gusti che ho preso, che così... Vabbè, le buste sono queste qua. Cioè, sembrano giuste. Poi mi hanno dato anche lo shaker per poter fare questi beveroni. E vabbè, vi dico i gusti che ho preso, che è banana, fragola e banana, fragola,
caramello salato, vaniglia, mandorle vaniglia, cioccolato cocco, cioccolato e burro d'arachidi, biscotti e crema, cioccolato bianco e lamponi e cheesecake al limone. Non lo so, vedremo. Quello che mi ispira di meno di gusto è sicuramente il cheesecake al limone, infatti ne ho comprato solo uno e basta. Tutti gli altri no, dai, devo dire che mi ispirano, anche se io penso che andrò pazzo per cioccolato e burro d'arachidi, mamma mia. Il profumo è buono, anche qui vi farò poi sapere se sono buoni da bere o che cosa, magari se faccio un vlog faremo il pranzo, no, il pranzo libero, faremo la colazione e la cena insieme, quindi vi dirò se sono buoni oppure no. Quindi il secondo obiettivo di questo 2021 è perdere peso, vorrei iniziare a perdere intorno ai 20-25 kg perché basta. Devo cambiare, devo ritornare come ero prima, perché anche adesso guardarmi allo specchio o quando rivedo i video che giro, cioè, mi vedo troppo grasso e quindi non mi piaccio. Quindi devo fare questo cambiamento ed è il secondo obiettivo del 2021. Ad oggi non so se ci saranno altri obiettivi per quest'anno, anche perché questi due io già gli avevo dato un'importanza veramente alta e soprattutto una grande difficoltà nel portarli a termine. Il primo è già stato fatto, cioè non mi sembra ancora vero. Il secondo vediamo. Magari poi ci diamo altri obiettivi, ovviamente, e vi aggiornerò sicuramente su tutto. Penso di aver parlato all'inverosimile perché guardando la videocamera ho un minutaggio assurdo e spero di riuscire a fare un po' di tagli, se no, ragazzi, io. Per una volta subiamoci un video lungo, intanto ci sono persone che mi dicono no, alcuni sono troppo lunghi, altre persone che mi dicono tipo Vanessa che mi segui, so che stai guardando il video, mi dice no, a me piacciono i video lunghi, quindi questa volta ti ho accontentata, questo video è proprio, cioè questa cosa la sto proprio dicendo rivolta a te, ti ho accontentata e ho fatto un video lunghissimo, cercherò di tagliare un pochettino ovviamente. Però questa volta godetevi un video lungo, ragazzi. Direi che io devo smettere assolutamente di parlare perché sennò veramente stiamo qui 12 ore e non mi sembra il caso perché altrimenti vi addormentate sul telefono. E quindi niente, mi raccomando, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questi obiettivi che mi sono dato per quest'anno e fatemi sapere se anche voi vi siete dati degli obiettivi per il 2021. Sperando che sia un anno super positivo, che ci regali tante cose belle, visto che abbiamo passato un anno terribile. Fatemi sapere anche qui sotto nei commenti, mi raccomando, cioè vi sto implorando. Fatemi sapere se qualcuno ha provato questi prodotti, se avete avuto risultati, se non siete stati male, perché ho paura anche di quello. Ovviamente io li proverò, se poi vedo che inizio a star male, cioè li scaravento tutti nel bidone, no? Ci metto veramente poco. Mi auguro di no e niente, voglio sapere tutto da voi. Quindi vi ricordo ancora una volta, se questo video vi fosse piaciuto, di lasciare tanti 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 like, di iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti e di cliccare sulla campanellina che trovate qui in basso per essere sempre aggiornati su tutti i prossimi video. Sotto in descrizione vi lascio anche i link per potermi seguire su Instagram, su Facebook e su TikTok. Vi mando un bacione grande grande e ci vediamo. Non lo so se ci vediamo o martedì, dipende perché non so se riesco a pubblicare in questo periodo il martedì, non lo so. O ci vediamo martedì o sicuramente ci vediamo venerdì con il nuovo video. Ciao!